Oggi è lunedì e siamo in studio per fare i primi ristratti. Oggi verranno i primi ristoratori a farsi fare un ritratto qui in studio da me. Chi l'avrebbe mai detto che ci saremmo trovati in una condizione di questo tipo? Non l'avrei mai pensato nella vita. Tutto è cambiato e credo che sia fondamentale trovare il modo di adattarci anche come professionisti a quello che sta succedendo, trovare un modo per continuare a vivere, ad esprimersi, ad alimentare la nostra creatività. E quello che vedo, quello che manca, quello che, di cui sento il bisogno è la necessità di fare rete, di essere uniti, di collaborare. E devo dire che molti dei ristoratori che ho chiamato, che ho contattato per partecipare a questo progetto, sono rimasti un po' così, no? Un po' spiazzati, cercavano di capire dove fosse l'inghippo, dove fosse la fregatura. Quando dicevo che era un ritratto gratis, che offrivo un ritratto gratis, c'era sempre un momento di riflessione, di silenzio al telefono. E posso capire, perché siamo troppo poco abituati a lavorare nella stessa direzione, a lavorare insieme nella stessa direzione. E qui, soprattutto nelle province, soprattutto nei piccoli paesi, è difficile collaborare, è difficile mettere in piedi dei progetti che siano condivisi. Quindi ecco, sono davvero felice, cioè mi fa proprio piacere poter offrire questo. È quello che posso offrire, no? Io non posso certamente offrire soldi in questo periodo, però posso offrire quello che so fare, posso offrire la mia creatività, posso offrire la mia professione, la mia fotografia, il mio modo di vedere, il mio modo di pensare, il mio modo di esprimere, il mio modo di sentire. Credo davvero nelle relazioni, credo che le relazioni possono fare la differenza, credo che le relazioni siano una chiave e spero che possiate cogliere le diverse personalità, le diverse persone che saranno davanti al mio obiettivo. Spero di potervi trasmettere quanto ricco è il nostro territorio di ristoratori che possono dire la loro, ma di professionisti, di attività, di commercianti che possono dire la loro grazie a chi sono, grazie alla loro identità, ok? Buon viaggio e buon divertimento.
Vincenzo, grazie. Oh, questo è più coccodrillo. E abbiamo finito, sono passate 2 settimane dal primo scatto e oggi abbiamo fatto l'ultimo ristratto, che fa anche rima. Voglio ringraziare tutti i ristoratori che hanno deciso di partecipare a questo progetto. Ci siamo veramente divertiti, spero di avervi reso giustizia negli scatti e spero che sia un modo, che sia stato un modo per stare insieme in questo momento così complicato, insieme a voi e voi insieme a noi. Voglio ringraziare anche il Tirreno, che si è davvero prodigato per dare visibilità a questo progetto, ai ristoratori, allo studio fotografico, insomma, grazie davvero, grazie a tutti quelli che hanno dato una mano in qualche modo e spero che ci siano altre occasioni, altri progetti di questo tipo. Mi sono super divertito e soprattutto mi sono ricordato perché faccio questo lavoro. Non c'è cosa più bella di scattare per qualcosa che va al di là di un compenso monetario necessario per pagare le bollette, ma non può essere la motivazione di quello che faccio. Questi progetti proprio mi ricordano perché amo quello che faccio, perché amo così tanto scattare le persone. Grazie ancora a tutti e ci vediamo nei prossimi video. Ciao cari!